Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono in macchina diretto verso Pienza, Val d'Orcia. Le previsioni per oggi danno cieli sereni, il che normalmente sarebbe una condizione abbastanza noiosa con cui scattare, però si dà il caso che, come qui faccio riferimento ad un mio vecchio video che metto qua in alto, non ci sono luci brutte, luci belle, luci buone, luci cattive, c'è solo il soggetto giusto sotto la luce giusta. E siccome adesso io ho in mente di andare a fotografare uno spot molto famoso, in cui però purtroppo non ho mai avuto modo di fotografarlo con la luce diretta del sole, che è credo la condizione migliore per esaltarne i contrasti, le forme, le texture, la composizione. E quindi oggi, con il cielo sereno e avendo bene in mente che io non metterò molto cielo nella composizione, ne userò pochissimo e avrò bisogno anzi di una bella luce radente, ma luce diretta del sole, e quindi senza avere il sole offuscato dalle nuvole o altro, si dà il caso che è proprio la composizione che volevo fare, il tipo di foto che volevo fare. Quindi oggi vediamo se, dopo vari tentativi a vuoto, specialmente al tramonto, oggi per l'alba riesco a fotografare questo posto molto famoso, che fra un attimo vedrete, che ancora mi manca, ecco, almeno mi manca fotografarlo con le condizioni che dico io. Quindi, senza perdere altro tempo, continuiamo il nostro viaggio nel buio e nel freddo, siamo già sotto zero, e ci vediamo là per l'alba. Eccoci, forse l'avete anche riconosciuto, la mitica strada del film del Gladiatore, che è un film che io adoro, anche e soprattutto per la fotografia e per i paesaggi. E questo è uno dei paesaggi più famosi legati a quel film, che è stato girato anche in Val d'Orcia. E prima di scendere giù, che c'è un secondo spot più dal basso, voglio aspettare l'alba, che illumina un pochino, diciamo, con la luce diretta del sole, queste sinuose colline qua davanti, qui dall'alto. Perché dall'alto? Perché questo è un punto buonissimo per riprendere una porzione maggiore di paesaggio. C'è una caratteristica principale, a parte il fatto che quando arriva la luce diretta tutte queste colline faranno dei chiariscuri molto molto belli, però vi faccio vedere qui dalla composizione direttamente che sto facendo, ecco. In realtà ve la scurisco un po' così vedete qualcosa, ecco, perfetto. Qui, vedete, c'è un gruppo di alberi, di cipressi, e questo è l'unico punto, di tutti i punti panoramici qua per questa zona, in cui questi cipressi non si sovrappongono l'uno con l'altro. E questo a livello compositivo secondo me è molto importante, nel senso che dà un senso di ordine e di precisione alla composizione, un senso di profondità senza elementi che si sovrappongono. Se ti sposti per esempio da lì e dal basso puoi fare sempre delle buone composizioni, però quel gruppetto di alberi lì perde un pochino la sua tridimensionalità, il suo ordine, il suo rigore, perché si vanno un po' a mischiare, a toccare, e la prospettiva è meno chiara. Da qui dall'alto invece la prospettiva è un po' meno schiacciata. E quindi prima di andare a scattare da lì voglio comunque aspettare, come ho detto, l'alba, che a questo punto dovrebbe arrivare a momenti, per avere dei contrasti più belli. Il cielo è molto bello adesso, nel senso è sereno, ma c'è una bella gradazione di colore dall'arancio al rosa, però
Come ho detto, il cielo mi interessa il giusto, perché ne volevo includere comunque poco nella composizione. Quello che mi interessa è vedere un po' di contrasti e di colori che prendono vita alla luce del sole adesso. E tra l'altro, non so se lo riuscite a vedere, ma qui, sulla Miata, c'è la neve, perché il fine settimana ha nevicato, è stato molto freddo su a 1700 metri. Niente, è una bella aggiunta a questa composizione. A metà strada tra l'autunno e l'inverno, diciamo. Bellissimo, pace assoluta. È bello tornare a scattare. È sempre bello tornare a scattare. Ci siamo. La luce sta iniziando a colpire la vetta della Miata e dunque tra pochi minuti la luce dovrebbe entrare lateralmente a illuminare la scena, che è proprio quello che cercavo di fare io questa mattina. Dopodiché, appena arriva un po' di luce su questa vallata, diciamo, su queste colline, andrò a correre come un pazzo laggiù dove c'è anche un altro fotografo e per cercare di fotografare anche dall'altro punto di ripresa dall'altra visuale. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che nella composizione ho anche deciso, no, nella composizione, nello scatto ho deciso di includere anche un filtro polarizzatore per il semplice motivo, vedete ora la differenza, che questa era la scena non polarizzata, guardate lo sfondo qua come privo di contrasti e di interesse, mentre invece se giro il polarizzatore istantaneamente tutto torna ad essere più contrastato e più vivido. Quindi a queste distanze bisogna spesso e volentieri usare un polarizzatore, questo è uno dei casi. Bene, a questo punto non resta che l'attesa e al momento giusto scattare. Chi l'ha detto che la fotografia di paesaggio è una fotografia dove non ci si muove, si sta fermi, si aspetta, ci si annoia? Non è vero. Quando è arrivata la luce, ho iniziato a correre come un pazzo per cercare di cogliere tutte le composizioni che vedevo con la luce giusta, che ovviamente con un cielo del genere poi non è durata più di 15 o 20 minuti. Di conseguenza, spero che le foto che ho realizzato vi siano piaciute. Vi ricordo che ogni giovedì mattina sul canale esce un nuovo video sulla fotografia paesaggistica con video dal campo o contenuti sulla post-produzione.
E quindi vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un mi piace e un commento, che aiuta molto. E di dare un'occhiata sempre al mio sito, dove c'è il calendario dei prossimi workshop in programma e i videocorsi di fotografia e post-produzione sempre in offerta. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua, ci vediamo la prossima settimana per il prossimo video. Ciao!